In questo video di Animalpedia vedremo come passare dalle crocchette alla dieta barf. Se hai preso in considerazione questo cambiamento ma non sai da dove cominciare, ti spieghiamo 3 modi per farlo. Digiuno. Questa forma prevede di lasciare l'animale senza cibo per 24 ore e iniziare con un pasto completo 100% barf. Questa opzione può funzionare bene per alcuni animali, ma per coloro che hanno difficoltà a digiunare non è la più consigliata. Allo stesso modo è il menù consigliato in generale, poiché non stiamo abituando a poco il corpo dell'animale alla nuova dieta. 2. Dieta mista. Si tratta di mantenere una dieta che preveda l'assunzione di crocchette e allo stesso tempo di barf. È molto importante non mischiare mai i due tipi di alimentazione nello stesso pasto. Lo faremo sempre separatamente ed almeno a 8 ore di distanza. Faremo questo passaggio come segue. Prenderemo la quantità totale di crocchette che riceverà il nostro animale, la divideremo a metà e calcoleremo la razione barf totale e la divideremo a metà di nuovo. Faremo uno di quei pasti al mattino e un altro di sera. Questa opzione può andare bene, ma il sistema digestivo del nostro animale in alcune occasioni potrebbe impazzire e ci sono alcuni animali che non la vivono proprio bene, in quanto queste sono diete molto diverse. Questa opzione non è raccomandata per quegli animali che hanno reazioni avverse al cibo. 3. Dieta morbida. Questa è l'opzione più consigliata. Si tratta di fare una transizione con una dieta morbida. Consiste nell'introduzione graduale di nuovi alimenti per vedere come si sente il nostro cane e in questo modo sarà molto più semplice eliminare quell'alimento dalla propria dieta. Questa transizione dura circa 3 settimane fino al raggiungimento del 100% del menù completo. Dovresti iniziare i primi 4 o 5 giorni con una dieta morbida che consisterebbe solo di carne, pollo o tacchino, i più facili da digerire, insieme a una verdura come zucca o carota, che supportano la funzione intestinale. Sarebbe una razione del 70% di carne e del 25% di verdure. A poco introdurremo piccole parti della dieta barf. Ad esempio, dal giorno 5 al giorno 10 possiamo introdurre un po' di ossa carnose, poi aggiungere anche un po' di viscere e così via, progressivamente, fino alla fine del mese. E così arriveremo al menù completo 100% barf. Come consiglio, devi sapere che le ossa carnose devono essere servite schiacciate. Al giorno d'oggi esistono marche che le vendono schiacciate o puoi farlo tu stesso con un frantorio di almeno 1800 watt di potenza. È un modo più lento per introdurre questo tipo di cibo al tuo animale domestico. Animalpedia ti consiglia di effettuare questa transizione alimentare col consiglio di un professionista della nutrizione canina, in modo tale che possa risolvere tutti i tuoi dubbi. Dicci, stai pensando di cambiare la dieta del tuo cane? Alla prossima volta, esperti!